compagnia di 390, andiamo a prendere la terza pietra. E inseriamo la seconda. E tuffiamoci nell'incubo. Che già è brutto. Trappolona? Trappole? Quante volte morirò qui? Oggetti messi proprio lì sotto. Allora, o è una trappola o è lì solo appoggiato? Aspetta. Via. No. È solo appoggiato, sembra. Voi? Oh, poi fluido. Qui, ragazzi. Succede niente. Mi dà l'idea che se ci portiamo un nemico e lo schiacciamo, sicuramente. Ok, no, speravo che schiacciando due volte tipo spaccare probabilmente un segreto o qualcosa. Invece niente. Un registratore. Ascoltiamo. Quell'insetto, quel sicofante che vive di me, che si nutre del mio lavoro. Devo capire come ha avuto la combinazione della mia cassaforte. Ma non ora. Ora sono vicino. Quei dati sono al sicuro. Sono miei, soltanto miei. Chiunque aprirà la cassaforte ne pagherà le conseguenze a caro prezzo. E noi la stiamo aprendo, quella che stiamo cercando di aprire noi. Ok, ragazzi. Continuiamo. Lame rotanti, rotaie, lame rotanti, rotaie, vuol dire che mi spezzettano. No, non si è attivata. Da un momento all'altro si attiva, sono sicuro. Ok. Posso tornare indietro? No. Il filo l'ho visto, l'ho visto. Anche un pezzo. Beh, questa è una bomba. Sì. Allora, eccola là, spuntoni. Sicuramente se cado qui, spuntoni mi fanno la festa. Allora, ci sta qualche manovella, qualcosa, un pulsante, niente. Allora, o tu spara quei due cosi là. No, ma c'ho paura però. Ma qua ci sta una bomba. Non so se spando quei cosi là aumenti il fuoco, aumenta. Boh. Vabbè. Provare non costa nulla. È caduto? Oh! Cosa? Ha fatto una cavolata? Oh mio Dio, e questi? Dai! Sempre per sparare, quanto mi ha tolto!
Dezzi messi a tradimento, eh? Mai uno giusto, ne faccio, mai una giusta. Mi ragazzo dei proiettili almeno. Ragazzo dei proiettili. Ah, almeno quello. Questo posto è pieno di... Sarà una trappola. Aspetta che analizzo meglio, fammi girare prima l'ambiente. Dai, un proiettile. Ma prima di entrare lì dentro, analizziamo la scena. Il nemico là sta a reggere sta trappola. Forse se io faccio vedere il nemico, però qui c'è una via. Oh, eccola qui, guardate. Cosa attiverebbe? Che potrei farla attivare da... dal nemico? Qualcosa che si muove c'è. Non capisco dove. Gioco. No, niente. Non pensavo si apriva quella. Guarda, quello lo vorrei lasciare lì perché ci posso ammazzare qui, a questo punto ci posso ammazzare un sacco di nemici. Ma che cavolo! Qualcuno è morto? No! Ah, non posso neanche sparare da qui sotto. Ma raga, tanto vale farsi ammazzare a sto punto. Tanto vale farsi ammazzare.
Vabbè, abbiamo sbagliato tutto, tanto vale. Ma dove ripartiamo? Da questa stanza qui. Poco Sarà una male. trappola. Ora siamo più fortunati. E niente. Ma sono di più di prima. Ma quanti sono? E mi sono rifregato da solo. Invece è qua. Peccato che abbiamo speso tutti quei due proiettili, ci sono fatti pure gli appa. Questo pezzo era. No, non ti puoi mettere a coglierlo mo però. Questo pezzo era quanto facile. Diciamo che lì dentro ci ripaghi, no? Se si apre. Almeno abbiamo un po' di liquido. Qui niente, quello che è esploso. Ah, mia, ragazzi. Oh, vabbè, dai, qualcosa almeno. Proiettili sprecati a pompa. Allora.
Quella è la via giusta, ragazzi. Chiudo, aspetto. Non so quale sia la giusta di quelle due aperte adesso. Non è che aprendo questa... No, non si richiudeva. Sento strisciare. Via! Sempre messi peggio, eh? Guarda un po' l'altro lato. Faccio, ragazzi, ci provo. Oh, che bella stanza che ho trovato. Una granata, no? Prendila, prendila. Oh, una chiave, ottimo. Questo è rotto, ma... Dove stiamo? Checkpoint, bene. Tanto abbiamo anche il punto di salvataggio qui, ragazzi. Forse possiamo potenziarci, finalmente, andiamo a vedere. La stavamo aspettando. Lo so che mi aspettavi. Non ha una bella cera. Lo so. Deve prendersi più cura di sé. Purtroppo qualcosa è andato storto, però. Vediamo se abbiamo fortuna qui, eh. Questa, dai. Qua. Oh. Questa. No, dai, cos'è? Ah, 4 esplosive. Beh, non male, dai. Potevo andarci anche peggio. Settemila, pensavo di più. Pensavo di più, che vabbè, la vita costa tantissimo. Non so, il moltiplicatore del danno. Vai. Speravo che curarci avrebbe aumentato la nostra vita, però non è così. E quindi andiamo con un medikit a affrontare il boss, ragazzi. A farmi salvare.
Speriamo che vada bene. Ok, ragazzi, io vi saluto qui e ci vediamo al prossimo episodio per affrontare il boss. Sicuramente ci sta il boss lì. Alla prossima, ciao ciao.